queste foto qui, in questo gruppo di foto, un modello appena consegnato, foto diciamo dei vari dettagli del modello, ecco. Montaggio della cassa. Smontaggio del riduttore dal telaio. Per aprire il riduttore dal lato del carter ho dovuto togliere una delle ruote motrici sfilandola con un piccolo estrattore avendo l'attacco conico. Questo è il riduttore appena smontato dal modello, giusto per capire la rumorosità, insomma, e poi è stato smontato per verificare effettivamente i danni. Qui l'ingranaggio rotto, indicato con la freccia, e nella seconda foto l'ingranaggio riparato dal maestro Soresina. Come si dice, saldandolo, come è già avvenuto anche sugli altri ingranaggi, perché è già stato riparato con questo metodo qua, perché tutti e quattro i riduttori sono rotti, solo che tre sono stati sistemati meglio, probabilmente forse la rottura era meno disastrosa di quanto era in questo, questo qui è proprio spaccato. Aggiungo che l'ingranaggio si è rotto dove c'è una spina per fissare l'ingranaggio di plastica su un altro ingranaggio che è in acciaio, oppure per mantenerli solidali tra di loro in modo che uno non possa slittare sull'altro, perché altrimenti non ci sarebbe la trazione. I modelli in H0 generalmente sono custoditi, confezionati dentro una scatola di polistirolo o altro materiale, oppure negli astucci e il gioco è finito lì. In questo caso il modello viene custodito, confezionato dentro nella confezione, ma fissato con una vite su una basetta di legno. Molto probabilmente nel viaggio dalla Spezia in Svizzera o viceversa, probabilmente a qualche trasportatore poco attento deve essere caduto il pacco, la macchina col suo peso, quindi circa 4,5 kg, ha piegato il supporto interno d'ancoraggio della vite. E ha piegato quella traversa che si intravede, che io non ho potuto raddrizzare più di tanto, qui è ancora piegata, e poi, siccome che la cosa all'occhio mio non piaceva, ho riportato una traversa finta sopra, verniciata in castano. Questa è stata la mia pseudo riparazione. Questa invece è come è composta la trasmissione, quindi pignone, ingranaggio, corona con pignone e corona con l'asse dove vanno calettate poi le ruote. Qui siamo nel rimontaggio del riduttore e poi montato successivamente nel telaio. Come vedrai nella seconda foto c'è il riduttore con le due ruote montate, e due cuscinetti e i due supporti dei cuscinetti, come nella macchina vera d'altronde, come si dice, dove va montate anche le molle per le sospensioni e via dicendo. In merito alla riparazione, il modello è rimasto come mi è stato consegnato, cioè è stato saldato l'ingranaggio, avevamo sentito anche il parere di Claudio Grassi per la ricostruzione di tutte e quattro le cascate rifatte in acciaio, ma vuoi per il tipo di attrezzatura, vuoi per altro, soprattutto per i costi,
il proprietario ha messo uno stop e quindi si tiene il modello così com'è. Qui invece sono nel rimontaggio dei riduttori sul semicarro e poi a sua volta il semicarro montato sul telaio e terminato con le zavorre. In questo gruppo di foto si può notare la macchia di presumibilmente ATAC o comunque colla cianacrilica, dove però il lavoro verrà svolto da Davide Licheri. Quando mi è arrivata la cassa, che avevamo già visto in precedenza con Sergio, mi è arrivata la cassa perfettamente smontata a casa e era ben evidente la goccia di colla di Attac, verosimilmente. E allora l'ho un po' grattata proprio fisicamente con una punta per levarne la maggior parte. Poi con la carta abrasiva umida ho carteggiato bene la parte fino ad arrivare quasi all'ottone, in certi punti si vedeva. E poi ho mascherato tutti i vetri e ho passato un po' di vernice opaca e poi mi sono fatto il colore appositamente, mischiando diverse tonalità di marrone e giallo per ottenere la stessa tonalità di Isabella di Lemaco, che è piuttosto calda in genere. E una volta ottenuto il colore, ho fatto un po' di prove, ho riverniciato tutto il pannello e sono andato a sfumare sui lati per non dover riverniciare tutta la cassa. Questo è l'ultimo blocco di foto dove vedi il modello completamente terminato, con già fatti i ritocchi sul castano per piccole sbeccature e cose del genere, e vi dicendo, raddrizzato qualche mancorrente che nella manipolazione si è piegato, oppure anzi qualcosa era già piegato quando mi è stato dato il modello, è stato ripulito, perché giustamente toccandolo a mani nude, quindi sporche di grasso e via dicendo, quindi il modello è stato lavato, pulito, sterilizzato, meglio forse di quando era uscito dalle Maco. Ecco. Un'altra informazione che mi ero dimenticato, il modello è stato prodotto dalle Maco nel 2004 in 48 esemplari.